Dopo le dimissioni del 18 febbraio presentate dal presidente della Commissione Statuto al Comune di Chieti, si sarebbero susseguite una serie di omissioni e irregolarità nelle attività del presidente del Consiglio Comunale. Nella fattispecie, proprio il presidente Luigi Febbo non applicherebbe il regolamento per il funzionamento dei lavori consiliari. In prima battuta ci sarebbe stata una mancata convocazione per l'elezione del nuovo presidente e successivamente sarebbe stato ignorato il risultato delle elezioni. C'è stata una contestazione personale da parte del presidente del Consiglio, che invece dovrebbe ricoprire un ruolo assolutamente super partes e a garanzia di quelle che sono le attività dei consiglieri comunali, delle attività consigliari che sono ferme. È ferma l'attività della Commissione Statuto e Regolamenti, è ferma l'attività della Commissione Commercio, è ferma l'attività della Commissione Pubblica Istruzione. Ci sono problemi anche nell'ambito del Consiglio Comunale, perché l'altro ieri non c'è stato il numero legale per garantire il funzionamento della medesima e quindi si porta avanti una serie di attività senza avere contezza di quello che si sta facendo. Cosa chiedete adesso al prefetto? Al prefetto chiediamo di intervenire per garantire quelli che sono i sistemi democratici che sono riconosciuti e andiamo anche oltre chiedendo una immediata convocazione della Commissione Controllo e Garanzia a tutela appunto del sistema democratico e di quella che è l'attività propria dell'assise comunale. Naturalmente, se sarà necessario, non ci fermeremo qui, se saremo costretti andremo anche in procura.